Geologo americano William Denton, morto nel 1883, geologo americano, professore all'Università di Boston, condusse importanti esperienze di psicometria. Si valse della collaborazione della sorella Anna Denton, una medium molto dotata, la quale, stringendo una lettera tra le dita, dava notizie esatte sulla persona che le aveva scritta, descrivendone il carattere, l'aspetto, l'ambiente in cui viveva e perfino il colore dei suoi capelli e dei suoi occhi. In un esperimento, Denton pose in mano alla sorella un frammento di lava del Kilauea, il maggiore vulcano delle Hawaii, e la medium disse: «Vedo l'oceano e delle navi che vi veleggiano. Deve trattarsi di un'isola, perché vi è l'acqua tutta intorno. Distolgo lo sguardo dal punto in cui vedevo le navi e scorgo qualcosa di terribile. È come un oceano di fuoco che si riversa ribollendo giù da un precipizio. La visione penetra tutto il mio essere e mi riempie di terrore. Vedo che finisce nel mare, facendo ribollire violentemente le acque». Commento: lo psicometra legge la storia magnetica che si è impressa nell'oggetto che esamina. Il fenomeno può sembrare più accettabile se si considera che tutto è uno. Il macrocosmo, cioè l'oggetto, lo psicometra, cioè il microcosmo, è la storia che si è impressa magneticamente nell'oggetto.